E voi pensavate che dopo morti, dopo aver lasciato voi stessi questo mondo terreno, avreste trovato la pace eterna? Pensavate davvero che nessuno vi avrebbe più rotto il salsiccio una volta che voi stessi sareste diventati dei fantasmi? Volevi! E invece no! E invece no, ti devono defecare l'organo genitale maschile anche dopo morto, anche quando sei prontissimo ad affrontare la tua vita eterna, pronto a giocarti a scopone scientifico o a tombola cantata all'eternità insieme a San Pietro. Ho approfittato per ironizzare all'interno della intro di questo video, anche perché dopo la sigla torniamo seri e affrontiamo l'ennesima mancanza di rispetto da parte di medium e presunti santoni legati più o meno al mondo paranormale. Andiamo a vedere. A quanti di voi, onesti però, aiù, onestamente, a quanti di voi è capitato almeno una volta nella vita di assistere a programmi televisivi, radiofonici o leggere testate giornalistiche che fanno della satira il proprio strumento di informazione? E quanti di voi allo stesso tempo hanno apprezzato o odiato questo tipo appunto di divulgazione informativa? Divulgazione informativa riconosciuta e fortunatamente tutelata dalla legge italiana, ma che non sempre piace, o meglio, che a qualcuno è abbastanza scomoda. Eppure, se la memoria non mi inganna, fino a qualche tempo fa, all'interno di uno di questi programmi televisivi, nello specifico, c'era una ragazza laureata in lettere all'Università di Firenze, che con il suo modo di fare e soprattutto con il suo modo di affrontare le proprie battaglie per difendere i propri ideali, è riuscita a mettere d'accordo addirittura le due fazioni, coloro che odiano la satira e coloro che invece la apprezzano. E credo che sia abbastanza chiaro che stiamo parlando di Nadia Toffa. E chi non conosce Nadia Toffa dopo tutte le battaglie lavorative che ha affrontato? L'abbiamo vista tutti per lunghi anni. Molte di queste le ha vinte. Qualcuna purtroppo l'ha persa. E dico purtroppo perché per i pochissimi che non lo sapessero, la stessa Nadia, il 13 agosto di quest'anno, forse, e toglierei anche il forse, ha perso la battaglia più importante che stava combattendo. E purtroppo l'ha persa contro un nemico invisibile, il tumore che aveva dentro di sé. Attenzione però, l'ha persa sì, ma non senza combattere. 2 anni di lotta quotidiana interminabile. Sfido chiunque a dire che una lotta del genere è semplice da sopportare e supportare. E nonostante ciò, purtroppo, ci sono persone che addirittura hanno trovato addirittura il modo di fantasticare con teorie bizzarre e quantomeno assurde sulla vera causa della morte della povera Nadia Toffa. Io non dico nulla, ascoltiamo. Secondo voi, la carinissima e potentissima Nadia Toffa voleva guarire? Io direi proprio di sì. Ma che dire di tutte quelle migliaia di persone che hanno concentrato la loro attenzione sulla malattia di Nadia? Sapere, osare, volere e tacere. Tacere molte volte un atto di volontà richiede proprio il non divulgare le informazioni. Perché? Perché così i disturbi esterni non possono disturbare il proprio atto creativo. Che ci vuoi dire allora? Che se lei non era famosa sarebbe guarita? Nadia Toffa quindi sarebbe morta a causa nostra. O meglio, a dar forza al tumore, alla malattia che cresceva dentro Nadia Toffa, al punto da rendere la stessa malattia invincibile per Nadia, sarebbe stato il nostro interesse. La colpa di Nadia sarebbe stata semplicemente essere un personaggio pubblico, che ovviamente ha attirato su di sé le attenzioni positive e negative, e queste attenzioni hanno contribuito ad alimentare la forza del tumore che la logorava dall'interno. Ci stiamo rendendo conto di cosa stiamo dichiarando liberamente e pubblicamente? Sì, le dichiarazioni che abbiamo appena sentite sono state rilasciate liberamente e pubblicamente su una piattaforma social di divulgazione informativa mondiale più o meno una settimana fa. Se io avessi fatto questo video una settimana fa, di certo non avrei usato gli stessi toni. Io voglio lasciare soltanto 2 spunti di riflessione. Spunti di riflessione che possono essere utili a chiunque voglia liberamente farsi una propria idea sull'accaduto. In primis, ma prima di esprimere concetti così stupidi, ma ci pensate a tutti coloro che potrebbero essere coinvolti direttamente o indirettamente in discorsi del genere? Ma ci pensate a tutti coloro che, pur non essendo dei personaggi pubblici, quindi senza lo stesso seguito di Nadia Toffa, hanno comunque lottato per anni e hanno perso la loro battaglia, lasciando a casa genitori, parenti, amici, persone care, che adesso in questo momento potrebbero ascoltare o venire a conoscenza delle vostre pubbliche dichiarazioni? Ma ci pensate a loro? In secondo luogo, prima di esprimere concetti così irrispettosi con una tale leggerezza, ma ci pensate che il vostro messaggio potrebbe casualmente arrivare alle orecchie e agli occhi dei genitori, dei parenti o dei cari di Nadia Toffa? Ma ci pensate? Persone che l'hanno vista per 2 anni combattere quotidianamente e l'hanno vista spegnersi a 40 anni.
40 anni. E voi cosa andate a dire a queste persone? Che Nadia è morta perché l'influsso delle persone, del suo seguito, dovuto al fatto che era un personaggio pubblico, ha alimentato e accresciuto la forza del tumore che era dentro di lei? Io trovo seria difficoltà a concludere questa considerazione, questo video che in realtà volevo fare una settimana fa. Poi dopo una attenta riflessione ho deciso, per smorzare un po' i toni e per somatizzare un po' la rabbia istintiva all'ascoltare determinate dichiarazioni, ho deciso di farlo slittare di una settimana. Ovviamente riferendomi in linea generale a tutti coloro che nel mondo strumentalizzano il dolore e la sofferenza altrui, per due motivi fondamentalmente. O per una questione economica, quindi lucrosa, o allo stesso modo per una questione di visualizzazioni, di apparenza, di notorietà. Ovviamente entrambi i fini sono abbastanza deplorevoli, direi. Quindi lascio nello specifico a voi le considerazioni del caso. Quando direttamente o indirettamente il mondo del paranormale coinvolge i sentimenti e gli stati d'animo di sofferenza delle persone, e perché strumentalizzare per propri fini determinati traumi che sono difficili da superare e che andrebbero superati con tutt'altro tipo di percorso piuttosto che affidarsi a santoni, medium e nuovi messie autoproclamatisi tali? Ora, io vi invito in piena sincerità a fare delle valutazioni personali, e se le vostre valutazioni personali liberamente vi portano a dissociarvi dal pensiero di determinate correnti, di determinate categorie di medium, ghost hunter, ricercatori del paranormale che tendono a sfruttare l'ignoto presente all'interno di queste tematiche talmente di confine che sono difficili appunto da trattare con metodo scientifico e quindi da analizzare e sviscerare nel dettaglio, dissociatevi, ma con i fatti, non solo a parole. Perché in realtà, se dietro determinati soggetti c'è solo l'interesse personale, una volta che l'interesse personale non trova più terreno fertile all'interno, purtroppo, del dolore di determinate persone, questi personaggi semplicemente non hanno più motivo d'esistere. E quindi, se ti è piaciuto il video, metti like, iscriviti al canale, condividilo con i tuoi amici, condividi il pensiero contenuto all'interno del nostro video con i tuoi amici, e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao, Ayu! Ah no, ho un'ultima cosa da dire a tutti i soggetti nel mondo che operano in questo senso. Vergogna.